Zombie Apocalypse. Ciao raga, come state? Spero bene. Nuovo video, vlog, barra chiacchiere. Dunque, oggi non sono riuscita ancora a fare nessun video, ma vediamo se riesco a farlo adesso che sto registrando. Dunque, mi trovate come sempre in bagno, perché il bagno è il mio preferito, anche se potrei stare in camera, ma in camera è buia e non so come fare. Quindi non lo so neanche io. Intanto gente mi scrive e va bene, sono felicissima. E nulla, quindi che dire. Sì, sono in pigiama perché da stamattina sono in pigiama, dato che sto festeggiando, anzi, si fa per dire, perché il 25 aprile non è un po' una giornata così oggi, dato che si stanno sentendo un sacco di polemiche su televisione, oltre che nei social, ma vabbè, lasciamo perdere. Più in televisione che nei social, stiamo parlando di tante cose allucinanti nei in televisione, e vabbè. Preambola a parte, me ne può fare di meno. Comunque, io festeggio a mio modo il 25 aprile qua. Comunque, buon 25 aprile a tutti. Festeggio così come posso, anche in pigiama, perché come vedete sono in maglietta Snoopy. Innanzitutto ne approfitto per salutare la cara youtuber, beauty youtuber Snoopina Beauty Lover. Ciao Snoopina, se vedrai questo video, non lo so se lo vedrà mai, ma dovresti vederlo. Eccoci qua. Ciao Snoopina Beauty Lover, Manuela, ciao. Pare sia Manuela, non mi ricordo. Comunque, ditemelo sotto i commenti come si chiama, Snoopina Beauty Lover. E niente, io tra poco mi prendo una bella spremutina d'arancia che ne ho bisogno, perché mi è venuto anche un bel tè caldo di questo periodo, cioè di questa stagione, come siamo. Poteva fare anche bello, ma a sto punto non sta facendo per niente bello, ma va bene lo stesso. Gente mi continua a fare i cuoricini, vabbè, e niente, quindi non lo so ragazze, io in questi giorni ho fatto tanti video e sto cercando di continuare a guardare i commenti, sì lo so, mentre registro non dovrei leggere, però vabbè, non lo so se lo edito questo video. Comunque, cosa volevo dirvi? Che come prodotto sto cominciando a finire questo qua, che l'ho diluito con dell'acqua, questo qua della L'Oreal. Aspettate. Allora, scusate l'interruzione, mi sa dovrò fare tante parti di video. Allora, innanzitutto vi stavo dicendo che ho diluito questo sapone, cioè questo detergente per struccarmi, che lo sto usando io. Non so se voi utilizzate questo tipo di detergente, ma a me piace un sacco. Userò L'Oreal, anzi dovrei finire anche questi, perché sono già 2 o 3 settimane che lo sto utilizzando, insieme al bifasico, che sarebbe quest'altro qua. Lo dovete agitare, o me lo agitate, lo mettete su un dischetto di cotone. Scusate, stavo vedendo l'arancia spremuta, quindi mi viene come se mi salisse su. Il mio stomaco certe cose non lo sopporta, certi frutti, ma va bene lo stesso. Comunque, nulla. Questo bifasico lo agitate, lo shakerate e lo mettete sopra un dischetto struccante e vi struccate occhio e viso, quello che volete voi. Comunque, questo è della L'Oreal, vedete, L'Oreal, ed è molto buono, mi piace, ed è un flacone da 400 ml di prodotto, fantastico, non ce n'è come lui, è top, fenomenale e adoro. Poi, come dentifricio, sì, sto usando la
AZ, che mi ci sto trovando da Dio, assieme a Listerine. Listerine, eccolo qua, vedete? Listerine, sì. Se vedete che il video non è opaco come gli altri giorni è perché l'ho pulito il vetro, perché era troppo sozzo. Comunque, abbinato questo con questo è fenomenale. Listerine, vedete? Sì, che si vede, Listerine. Ecco. E questo ce n'è, non lo so, non si vede da qua quanto ce n'è. 50 ml di prodotto, eccolo qua, 50 ml. E niente, lo tengo qua sul davanzale del lavandino, della lavella del lavandino. Ogni tanto alterno, uso sia lo spazzolino elettrico che quello manuale, che sarebbe questo qua, vedete? Già, perché quando vado di fretta uso quello manuale, quando sono con calma utilizzo, ho detto, voglio utilizzare solo uno, ma quando non ho proprio voglia faccio con quello, ciao, ne proprio. Già. Per intenderci, con cosa ho pulito io l'occhiello della fotocamera? Con questa pezzetta qui che vi faccio vedere quando faccio il What's on my bag. Questo qua è una pezzetta, sì, lo so, la vedete tutta strofinata, tutta, non strofinata, come si può dire? Sì, strofinata. Tutta piegata male, fatta con le grinze, perché la strauso, strautilizzo tantissimo, quindi mi ci trovo molto bene. È una pezzetta bella lunga, sembra tipo un tovagliolo, ma non lo è. È una pezzetta che me l'ha regalata una mia amica, una mia amica speciale per me, sì. Già. Peccato che non viene più qua, però vabbè, pazienza. Sta lavorando tantissimo, non ce la fa a venire. Ma fa niente, pazienza, mi dispiace tanto, ma fa niente. E nulla, comunque se dovesse vedere questo video, un bacio a lei, ciao cara. Saluto, non faccio nome perché voglio proteggerla da tutte queste robe che si vedono qua intorno, da tutti i video, insomma, proteggerla è un brutto modo di dire. Insomma, non voglio mettere privacy al suo nome. Ciao. Anche se i social ce li ha, li usa, ma non usa tanto YouTube. YouTube lo usa per guardare video, non fa video lì. Anche se li fa su Instagram, però vabbè, niente. Però questa coda che non la sopporto, non mi piace per niente affatto, vabbè. E nulla. Sì, mi dite voi che ho capelli sciolti, mi stanno bene, però sinceramente a me i capelli sciolti non mi fanno impazzire, dopo la verità. Già. Ok. Come si vede bene sul video? Se sentite robe strane, non lo so cosa sia, sarà qualcuno che avevo degli inquilini sopra. Quindi praticamente allora, secondo che mi hanno affittato una casa, no? Per tutto l'anno, perché lui si affitta tutto l'anno tante volte qui in Sardegna o a case vacanze. Noi abbiamo una casa per tutto l'anno, l'abbiamo affittata, su ci sono degli inquilini. Ah, sto fatto, sto a questo momento, non so cosa stanno facendo, se stanno martellando, trapanando, non si sa. Ci sono loro, quindi portate pazienza quando trapano il muro, sono loro. Ma anche loro si stanno facendo i loro cavoli, quindi che me ne frega. No, per dirvi che tutto nella normalità. Se sentite rumori, spero che non ne sentiate. Vabbè, niente. Tutto lì. E nulla, ragazze. Quindi, che dirvi? Boh. Non so se vi sia piaciuto il video dell'altra volta, ma questo video qui, stavolta ho dovuto pulire la telecamera, se no non si vedeva un bel niente, ma va bene. E nulla. Ah, come crema, non so se ve l'ho detto, sto cercando di finire questa della Nivea. Si vede, sì. Sì, si vede. Guardate. Nivea, vedete? Sì, si vede. Nivea. Troppo piccolo, non lo legge. Aspettate. Ok, sì, si vede adesso. Vive, ok. E questo è da 50 ml di prodotto per un paio di 12 mesi ed è fantastico. Poi c'è dei campioncini qua sul davanzale del lavandino, che sono questi qua. Aspettate, ve li faccio vedere.
sono questi qua della Perlier. È un olietto, trattamento rigenerante viso, corpo e capelli. Me l'hanno dato in farmacia, me l'hanno dato in pare, in profumeria, non mi ricordo. Comunque devono essere buonissimi. Anzi, li devo pure utilizzare e ancora non ho trovato né modo né tempo di provarli. Sono sempre qua a fare la skincare perché non devo utilizzarli. Non ho capito, vabbè, ci metterò di impegno ad utilizzarli. Poi, come scrub viso, sto utilizzando oltre a questo e a questo, sia questo qua, è per levigare la pelle, antibatterico, ed è della Nivea anche questo, mentre questo qua è dell'Eurospin, è dal fiore di papaya, no, fiore cinese, giapponese, foglie di papaya, molto buono, sì, anche questo. E questo invece, appunto, è un Clean Butter di Pearl Dapper, non so come si dice, scusate, io la pronuncia in inglese ce l'ho buona, sono bilingue, ma quanto non mi ricordo la pronuncia di questo scrub gel, comunque, quotidiano, è un casino, quindi abbiate pazienza. E questo è uno scrub, vedete? Si vede che è uno scrub? Sì, 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 si vede. Aspetta, sì, 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 si vede. E niente, quindi questo è quanto. Aspettate un secondo, che lo devo mettere meglio. Ok, sì, si vede. E basta, ragazzi, questo era tutto. Il prossimo video, non so ancora se farò video vlog o meno. Vediamo. Ok. E niente, ci vediamo dopo, dai. Ok, adesso mi metto a fare il letto e poi niente, sistemo la mia camera, vediamo. Sistemiamo tutto insieme, dai. Ebbene, ho fatto il letto, come qui. Dunque, ho sistemato tutto. E adesso vorrei fare un bel trucco, ma non so cosa cavolo fare. Quindi, vabbè. Niente. Non lo so se lo faccio adesso o in un altro momento. Dove ho messo? Sto pensando dove ho messo. Con lo straccetto che avevo prima, straccetto con la pezzetta. Eccola qua, scusate ragazze. Non vedevo dove ho messo lo straccetto, questa qua. Questa sarebbe. Ciao. Se no con questa cosa vedete, niente. Già. Ok. Non so manco di dove mettervi. Però vabbè. Ciao. Che occhi, sembrano spiritati, ma non lo so, lo giuro. E niente. Ok. Ci vediamo in un altro momento. Oddio, che coda che mi si vede dietro. Già. Va bene, dai. Ops. Già. Ok. Comunque. Io nel frattempo mi stavo dedicando a fare altre cose prima di fare il letto. Comunque, dopo il 25 aprile devo andare in palestra di nuovo a fare altre attività fisica. In questi giorni stavo continuando. Nulla, continuavo a leggere i commenti. Comunque, in questi giorni stavo continuando a fare palestra sola a casa. Non è fattibile, perché? Non è fattibile perché mi sposto, se non dovuto, se sbatto contro questa cosa, non è caso. Sbatto contro quello, non è caso. Vi stavo dicendo, non è fattibile fare ginnastica in casa perché tutte le volte mi faccio male. No, ma da fare ginnastica in casa se non si è professionisti o se non si è autodidattici. Io non sono un autodidatta, forse lo ero prima. Più, come si può dire,
quando ero ragazzina. Ora sono un'ex autodidatta perché faccio poco movimento in casa e essendo che faccio poco movimento in casa, ce l'ho proprio. Poi guardate il mio corpo come è diventato da quando non faccio più palestra. Cioè, la palestra la faccio, però vedete un po' come sono. La pancia un po' c'è, non c'è molta, però la rientrando dentro sono a posto. Però se cerco di, che ne so, di mettermi a fare ginnastica un po' la pancia, certo ci vuole del tempo, non è che la fate così, ci vuole del tempo, ragazze. Ecco perché vi dico che non è semplice fare così con uno schiocco di dita alla pancia, no, non è così. Quindi vi dico già, state attente quando fate ginnastica, non è una minaccia, tranquille. State attente quando fate ginnastica a non farvi male, o cercate l'aiuto di un professionista, non c'è bisogno, ve lo dico io, prometto, però cercatevi un aiuto di un personal trainer fisico, cioè di vostra fiducia, e fatela con lui, perché sennò non c'è verso. Se avete un aiutante va benissimo comunque, tipo uno che fa ginnastica, tipo sì, appunto un personal trainer, non so come dire, però comunque sì, ci siamo capiti, almeno spero di essermi fatta capire. Comunque, dunque, Dio mio, parlo tutto un fiato come sempre e ogni volta un disastro. Comunque, vabbè. E niente, allora, in televisione c'è Mirta oppure c'è Matano, Alberto Matano, ma tutte le volte si parla sempre questi talk show di Rai 1, Canale 5, delle stesse identiche cose. E a me dopo un po' mi danno urto, sistema nervoso, quindi lasciamo perdere. Abbiamo spento e si sta meglio senza la televisione, vi giuro. Tanto c'è YouTube, quindi guardo sempre solo YouTube. Non è che guardo solo la televisione, guardo anche YouTube, ma se guardo la televisione è già tanto, però è. Quando guardo un film sono la più felice del mondo, ve lo giuro. E niente. Comunque, appena posso mi metterò a fare anche un po' di unghiette, perché guardate come le ho ridotte. Sembra veramente. Che cos'è questa roba? Che cos'è questa schifezza che vedo? Le unghie che fanno veramente oscenità dell'oscenità. Però vabbè, niente. Allora, faccio vedere qui. Aspettate che sposto questa. Così vi faccio vedere che ho un sacco di smaltini, sacco, quelli pochi che ho. Cos'è che lei mi ha... Aspettate un attimo, torno subito allora. No, non posso tornare subito. Lo faccio vedere adesso. Allora, gli smaltini che ho sono qua, vedete? C'è questo, della Wacom, che è da agitare, vedete? Wacom, si vede? Sì che si vede, voglia. C'è questo della Eufydra, che ovviamente era addosso, era sopra le mie unghie, ma si è tutto massacrato, vabbè, Eufydra. Oppure c'è questo della Avon. Questo qua, vedete? Avon. E va benissimo comunque. Oppure un'altra sempre della... Che cavolo è? La Roche Posay mi stava anche cadendo, vabbè. La Roche Posay, ed è fantastica, top. Fenomenale. Ne ho un bel po', però vabbè, niente. Questo è quanto. E niente, ragazzi. Poi, ah, vi dicevo che come omaggio in profumeria mi hanno regalato questo. Della pupa. No, così non si vede. Metto di così, della pupa, un eyeliner, penso che sia, sì, lo vedo dal disegnino, questo è un eyeliner, che appena posso lo proverò, va bene? E basta, ok ragazze, quindi c'ho qua il mio zaino, faccio il mio zainetto, sempre lui che mi accompagna, tutte le volte devo andare a fare una passeggiata, non lo so, a vlogare o a fare altro, o a questo benedetto zaino, vedete? Già, si c'è di tutto dentro, c'è il mondo, però.
Mi sta bene così. Poi qui per la notte la mia crema a piedi. Della Hava, come si chiama lei, vabbè. Questo. E poi come quella per le mani della Yves Rocher. Cos'è che? Vabbè, crema lotion. Yves Rocher. Al burro di karité, non ne ho idea. Sì, al karité, esatto, al karité, mi pare di sì. Stavo leggendo perché non avevo la più pallida ideuzza. Karité. Della Yves Rocher. Sì, ve l'ho detto della Yves Rocher. Penso di sì. Yves Rocher, esatto. Ed è strabuona, un profumo che non vi dico. Allucinante, buonissimo. E basta, ragazze, questo è tutto. Io adesso vi lascio perché dopo voglio fare altri video. Se mi riesce, non è detto. E ci vediamo dopo, dai. Click on zombie apocalypse.